Cominciamo la lettura dell'ultimo elfo. Allora, come vedete, questa è la copertina e abbiamo il PDF che ci permette di leggerlo. Libro primo, l'ultimo elfo. A mio padre, che mi ha indicato la strada, anche se lui aveva perso la sua. Capitolo 1. La pioggia cadeva da giorni, il fango gli arrivava alle caviglie, anche le rane avrebbero finito per annegarci in quel mondo trasformato in acquitrino, se non avesse smesso di piovere. Sicuramente sarebbe morto lui, se non fosse riuscito in fretta a trovarsi un posto asciutto dove stare. Il mondo era freddo, il focolare di sua nonna era stato un posto caldo, ma questo era stato tanto tempo fa. Il cuore del piccolo elfo si strinse per la nostalgia. Sua nonna diceva che se sognavi abbastanza forte, le cose diventavano vere. Ma la nonna non riusciva più a sognare. Un giorno la mamma era andata nel posto da cui non si ritorna, e la nonna non era più riuscita a sognare nulla. E lui era troppo piccolo per sognare, o forse no. Il piccolo elfo chiuse gli occhi per qualche secondo e sognò più forte che poteva. Sentì sulla pelle la sensazione dell'asciutto, di un fuoco acceso. Sentì i piedi che gli si scaldavano. Qualcosa da mangiare. Il piccolo elfo riaprì gli occhi. I piedi gli sembravano ancora più gelidi e lo stomaco ancora più vuoto. Non aveva sognato abbastanza forte. Si aggiustò il cappuccio fradicio sui capelli fradici. Aveva il mantello giallo da elfo. La canapa gialla, a trama enorme, era pesante, ruvida e non riparava da nulla. Altra acqua gli si rovesciò sul collo e cominciò a colargli lungo la schiena sotto la giubba fino ai pantaloni. Tutto quello che aveva addosso era giallo, ruvido, fradicio, sudicio, consunto e freddo. Un giorno avrebbe avuto vestiti morbidi come le ali di un passero e caldi come le piume di un'anatra, colorati come l'alba e come il mare. Un giorno avrebbe avuto i piedi asciutti. Un giorno l'ombra se ne sarebbe andata, il gelo sarebbe indietreggiato. Sarebbe tornato il sole. Le stelle avrebbero ricominciato a brillare. Un giorno. Il sogno di qualcosa da mangiare tornò a riempirgli i pensieri. Ripensò alle focacce di sua nonna. Di nuovo l'anima gli si strinse per la commozione. La nonna aveva fatto le focacce una sola volta nella vita del piccolo elfo. Era successo all'ultima festa della luna nuova, quando era stato distribuito mezzo sacco di farina anche agli elfi, quando la luna ancora brillava. Riparandosi gli occhi con una mano, il piccolo elfo cercò di spingere lo sguardo oltre la pioggia. La luce stava diminuendo. Tra non molto ci sarebbe stato buio. Doveva trovare un posto dove stare prima che la notte cadesse. Un posto dove stare e qualcosa da mangiare. Ancora un'altra notte nel fango e con lo stomaco vuoto e non ce l'avrebbe fatta restare vivo fino al mattino. I suoi grandi occhi si strinsero per lo sforzo mentre vagavano tra i grigi degli alberi che si alternavano con quelli della terra e del cielo. Poi si fermarono su un'ombra più scura che si intravedeva. Il suo cuore sussultò. La speranza rinacque. Si affrettò per quello che poteva, con le gambe stanche che affondavano fino alle ginocchia, con gli occhi fissi sull'ombra. Per un istante, mentre la pioggia si infittiva, temette fosse solo una macchia di alberi più scura. Poi il tetto e le pareti divennero distinguibili. Sommersa dagli alberi, annegata nei rampicanti, c'era una minuscola costruzione di legno e pietra. Doveva essere stata un rifugio di pastori o di carbonai. Se sogni abbastanza forte, abbastanza a lungo, se la fede ti riempie, la tua speranza si avvera. Di nuovo la testa dell'elfo si riempì del sogno di un fuoco che lo scaldava. L'odore del fumo caldo con il profumo di resina delle pigne gli riempì la mente al punto da riscaldarlo per qualche secondo. L'abbaiare ringhioso di un cane lo risvegliò bruscamente. Si era confuso, non era un sogno. C'erano davvero il caldo del fumo e il profumo del fuoco di pigne. Non era solo nella sua testa, si era avvicinato a un fuoco di uomini. Ora era tardi. Le fantasticherie possono uccidere. L'abbaiare del cane gli esplose nelle orecchie. Il piccolo elfo cominciò a correre. Forse poteva farcela. Se fosse riuscito a correre abbastanza in fretta, avrebbe messo abbastanza terra e fango tra lui e il cane. Altrimenti gli uomini lo avrebbero preso e quello di potersene morire in pace di freddo e di fame sarebbe diventato un impossibile sogno.
Uno dei suoi piedi inciampò in una radice e ci si incastrò dentro. La sua faccia cadde nel fango. Il cane gli fu addosso. Era finita. Il piccolo non osava neanche respirare. Gli attimi passarono. Il cane gli alitava sul collo bloccandolo, ma non gli aveva ancora piantato i denti da nessuna parte. Lascialo stare, disse la voce. Era una voce secca, autoritaria. Il cane mollò la presa. Il piccolo elfo riprese a respirare. Alzò gli occhi. L'umano era altissimo. Sopra la testa aveva dei capelli giallastri, avvoltolati come un cordone da tenda. Non aveva nessun pelo sulla faccia. Eppure la nonna era stata categorica. Gli umani hanno pelo sulla faccia. Si chiama barba. È una delle numerose cose che li distinguono dagli elfi. Il piccolo elfo si concentrò per ricordare, poi si illuminò. Tu essere uomo femmina, concluse trionfante. Si dice donna, imbecille, disse l'umano. Oh, io chiedere perdono, donna imbecille. Io farei più attenzione. Ora ti chiamo giusto, donna imbecille, disse il piccolo volenteroso. Umani. Lui la conosceva poco e loro erano sempre così terribilmente suscettibili, e la suscettibilità gli scatenava la ferocia. Anche su questo la nonna era stata categorica. Ragazzo, vuoi finire male? Minacciò l'umano. Il piccolo re elfo restò perplesso. Secondo la nonna, l'assoluta mancanza di qualsiasi tipo di pensiero logico, più rapidamente riassunta nel termine stupidità, era la fondamentale caratteristica che differenziava la razza umana da quella elfica, ma, anche se la nonna aveva cercato di prevenirlo, la scioccaggine della domanda era talmente abissale che lo disorientò. No, io non desiderare, donna imbecille, assicurò il piccolo elfo. Io non voleva finire male. Questo non stare tra i miei programmi, insisté. Se pronunci ancora la parola imbecille, ti scateno addosso il cane. È un insulto. Spiegò la donna esasperata. Ah, adesso io comprendere, mentì il piccolo elfo, cercando disperatamente di capire quale potesse essere il senso del discorso. Perché l'umano aveva voluto essere insultato? Sei un elfo, vero? Il piccolo annuì. Meglio parlare il meno possibile. Dette un'occhiata preoccupata al cane, che, in rimando, ringhiò. Io non amo gli elfi, disse l'umano. Il piccolo annuì di nuovo. La paura si fuse con il freddo, cominciò a tremare. Nessun umano ama gli elfi, la nonna lo diceva sempre. Cosa volevi? Perché ti sei avvicinato? Chiese la donna. Freddo. La voce del piccolo elfo si stava spezzando. Il freddo, la stanchezza, la paura si misero insieme. La voce cominciò a tremargli. La capanna. La voce gli si spezzò di nuovo. Non farmi la scena del morto di freddo. Sei un elfo, no, hai i tuoi poteri. Gli elfi non soffrono né freddo né fame. Possono non provare né freddo né fame quando vogliono. Il piccolo impiegò un mucchio di tempo a capire il senso delle parole, poi si illuminò. Davvero? Si informò contento. Davvero io sapere facere quelle cose? E come si fa a facerle? Non lo so, urlò la donna. Sei tu l'elfo. Siamo noi, gli squallidi umani, i tonti, i sottosviluppati, quelli che sono stati fatti per il freddo e per la fame. La voce dell'umano divenne veramente cattiva. Il piccolo elfo sentì la paura che straripava, gli arrivava alla gola, secca come un deserto, fino alla faccia, che si mise a piangere. Era un pianto senza lacrime, fatto di lamentazioni e singhiozzi terrorizzati. La donna ne sentì la disperazione e la paura, come una sensazione di gelo tra le vertebre e la pelle della schiena. Ma cosa ho fatto di male? Si chiese. Il piccolo continuava a piangere. Era un suono straziante che penetrava dentro l'anima, con tutto il dolore del mondo. Tu sei un piccolo, vero? Chiese poi. Uno nato da poco, confermò il piccolo. Signore umano, aggiunse dopo aver cercato un termine che non potesse suonare offensivo. Hai qualche potere? Chiese la donna. Dimmi la verità. L'elfo continuò a guardarla. Nulla di quello che diceva la donna aveva un senso. Poteri? Tutto quello che puoi fare. Ah, quello. Beh, molte cose. Respirare, camminare, guardare. Io sapere anche correre, parlare. Mangiare quando ci è essere qualcosa da mangiare. Il tono del piccolo elfo si fece nostalgico e vagamente speranzoso. La donna si sedette sulla soglia della capanna.
Chinò la testa e se ne restò lì. Poi si tirò su. Tanto non avrò mai il coraggio di lasciarti qui fuori. Puoi entrare, puoi stare vicino al fuoco. Gli occhi del piccolo elfo si riempirono di orrore e cominciò a indietreggiare. Ti prego, signore umano, no! E adesso che ti prende? Il fuoco no, sono stato buono. Ti prego, umano signore, non mangiarmi. Cosa? Non mangiarmi? Mangiarti? E come? Con il rosmarino, credo. La mia nonna dire così quando lei stare viva. Se tu non stare buono, arriva umano e ti mangia col rosmarino. Diceva questo di noi tua nonna? Gentile! La parola gentile entusiasmò il piccolo elfo, quella la conosceva. Ebbe l'impressione di muoversi sul sicuro. Si illuminò e sorrise. Sì, è vero, è così. Nonna dire, umani anche cannibali, e questa essere la più gentile cosa che potere dire su di loro. Questa volta era andata bene, era riuscito a dire la cosa giusta. L'umano non si arrabbiò. Lo guardò a lungo, poi si mise a ridere. Per stasera ho già da mangiare, garantì la donna. Puoi entrare. Lentamente il piccolo elfo si trascinò dentro. Tanto fuori lo avrebbe ucciso il freddo, morto per morto. Un fuoco di pigne ardeva con tutto il suo profumo di resina. Per la prima volta da giorni si trovava in un posto asciutto. Sul fuoco c'era una vera pannocchia che abbrustoliva. Il piccolo la fissò quasi in trance. Poi successe il miracolo. L'umano tirò fuori un coltello e invece di usarlo per scannare lui e farlo a spezzatino, ci tagliò la pannocchia e gliene diede un pezzo. Al piccolo qualche dubbio sull'umano restò. Forse non era così cattivo, ma forse lo stava solo mettendo all'ingrasso in attesa di imbattersi nel rosmarino. Però la pannocchia la mangiò lo stesso. Se la mangiò chicco, per farla durare il più a lungo possibile. Era notte alta quando finì. Rosicchiò anche il torsolo. Poi si avvolse nel suo mantello ruvido e umido e si addormentò come un cucciolo di ghiro vicino alle fiamme che danzavano.